Dick, grazie a Dio. Ricky, che c'è? Conosci un certo Joshua Harper? Sì, lo conosco. Non mi sono mai fidato di quello stronzo. Se ne andava sempre in giro con una bandana nera, come un maledetto hipster. Beh, il tuo istinto non sbagliava. Ha sparato ad Elena alle spalle per una partita a carte e poi è scappato. Perché ora dov'è? Una pattuglia l'ha visto a sud, ma erano troppo spaventati per affrontarlo. Forse ha un appuntamento con dei randagi. Stavolta ho davvero bisogno del tuo aiuto. Ok, me ne occupo io. Ti ho segnato il punto sulla mappa. Grazie, Dick. Che si dice? Faccio vedere, stronza! Ricky, Harper e i suoi sono diretti al Camp Creek, pare. Sicuro di farcela? Tu che ne pensi? Spera, sono una cattivole! Passo e chiudo. Ok, Harper, complichiamoci la vita, d'accordo? Ricarica! Ehi, Dick, ho un lavoretto per te. Arrivato! Ehi, Mike. Ricky mi ha consegnato una lista della spesa, ma per così mi ha chiesto di chiamarti. Dick, l'hai trovato? Ehi, Ricky, dov'è? Da qualche parte c'è Freddy. Uno sciame mi ha preceduto, l'hanno trovato prima di me. Quelli usati per le fatture degli edifici. Portami la barra. Un coltello di carbonio. Sì, sì, certo, ma non sarà semplice, diciamo. Comunque, ok, ci penso io. Ok, cosa mi serve? Coltello, un tubo di metallo e dei rottami. Santo cazzo, Ricky. Un tubo di metallo. E non sarà un tubo qualsiasi. Forse è il caso di cercare in qualche cantiere. Aspetta un secondo. Non c'era una casa in costruzione dalle parti di Marion Forks? Potrebbe fare al caso mio. Altre taglie. Potrebbe servirmi. Bene. Ok, a posto. Oh, Cristo, che schifo.
Ok, devo tornare da Ricky e riscuotere i miei crediti. Boozer, mi senti? Sono Dick. Forse dorme. Dick, sei tu? Buonanotte. Buona taglia. Finalmente. Perfetto. Mi sarà utile. Ehi, Dick, ho un lavoretto per te. Ehi, Mike, che si dice? Ricky mi ha consegnato una lista della spesa, ma è per Boozer. Mi ha chiesto di chiamarti. Ok, Ricky dov'è? Da qualche parte, c'entra Eddie, non faccio domande. Dicevo, le serve un tubo di metallo galvanizzato, di quelli usati per le tubature degli edifici. Poi un coltello e lega di carbonio come quelli da cacciatore. Infine dei rottami di metallo. Tu ci capisci qualcosa? Ah, ok. Nemmeno io faccio domande, Mike. Dico, chiudo. Ok, cosa mi serve? Un coltello, un tubo di metallo e dei rottami. Santo cazzo, Ricky. Un tubo di metallo. E non sarà un tubo qualsiasi. Forse è il caso di cercare in qualche cantiere. Aspetta un secondo. Non c'era una casa in costruzione dalle parti di Marion Fox. Potrebbe fare al caso mio. Ok, a posto. Oh, Cristo, che schifo. Ok, devo tornare da Ricky e riscuotere i miei crediti. Loser, mi senti? Sono Dick. Forse dorme. Dick, sei tu? Cazzo, scusa, amico, non volevo svegliarti. Sai com'è, dopo aver spalato tutto il giorno, svengo appena tocco il letto. Che si dice? Volevo solo sapere come stessi. Ho sempre paura che tu esca a ballare il valzer di mezzanotte con un'orda. Non preoccuparti per me. Da quel che sento, le scorribande le fai tu. Ora vado a farmi una dormita. Ci sentiamo dopo. Chiudo. Quando ho scoperto che il mondo stava andando in
Un paio di mesi fa siamo andati al Crazy Wheel in cerca di qualcosa che potesse esserci utile, con la speranza che non fosse stato già saccheggiato. E sai cosa abbiamo trovato? Decine di bambini. Bambini infetti, intendo. I randagi li chiamano larve. Erano tantissimi, ovunque, e si muovevano come scimmie impazzite. Sono viva per miracolo. Mi riposo solo un attimo. Per ora basta. Non so nemmeno da che parte iniziare. Andiamo. Diavolo, è finita la mia chiave a cricchetto. Non provo mai niente. Ah, è tutto un casino, non dirlo a me. Serviranno ore di lavoro.